Eccoci, eccoci, altro appuntamento con Road to Final Four del Monte Coppitalia. Con noi un ospite d'eccezione, Simone Giannelli, palleggiatore della Sir Safety Conad Perugia, capolista del campionato, testa di serie numero uno dell'appuntamento. Innanzitutto, benvenuto Simone, come stai? Grazie, sto bene, tutto a posto, grazie. State lavorando per questo appuntamento, diciamo che tutto sommato è il primo vero appuntamento stagionale, no? Sì, esattamente, stiamo lavorando sodo perché insomma so quanto è difficile questo appuntamento, ci sono tante squadre forti, quindi il percorso sarà duro, è duro, quindi stiamo cercando di allenarci al meglio per arrivare lì pronti. Allora, l'appuntamento vi metterà di fronte subito alla formazione di Piacenza, una prima contro quinta. Come vedi questa partita di Del Monte Coppa Italia alle semifinali? Ma ti risponderò banalmente, ma sarà difficile, no? Perché innanzitutto è una partita secca da dentro fuori, quindi può succedere sempre di tutto. Poi non la guarderei come prima contro quinta, la guarderei proprio come due squadre con tanti giocatori forti dentro, sia noi che loro. Loro si sono conquistati questa Final Four battendo Modena, quindi è una grandissima squadra, vuol dire questo che riescono a raggiungere picchi di pallavolo molto alta. Lo sappiamo già, quindi dobbiamo andare lì pronti e consapevoli che sarà una battaglia e che dovremo fare tutto bene per riuscire a passare questa partita, perché ogni errore sarà tosto e ogni errore sarà un punto per loro, quindi sappiamo che come dicevo, essendo una partita importante dovremo essere precisi e fare le nostre cose al meglio. Simone, tu hai 25 anni, no? Allora, non sei un veterano, nel senso che hai ancora una lunga carriera davanti a te, ma noi che ti guardiamo, ormai è da anni che sei sul palcoscenico, quello che conta, no? Quindi non sappiamo mai se sei giovane o veterano, se possiamo parlare con te di gioventù e di esperienza, però appuntamenti come questi, anche con altre maglie, anche con la maglia azzurra, ne hai vissuti parecchi, ma il giocare tutto in due giorni, la semifinale, la trasferta, l'albergo, il pullman, è un qualcosa di diverso da una finale scudetto che non sai mai quando inizia e quando finisce, può essere a tre o a cinque gare. Questo è un appuntamento particolare. Sì, la difficoltà è anche quella, no? Perché tu ti giochi tutto in 1/2 giorni, no? Se sei bravo 2 giorni, se no un giorno. E quindi per questo ti dico che essendo da dentro fuori la partita può succedere sempre di tutto. Questa è la difficoltà. Ovviamente se tieni con costanza un livello di pallavolo buono come la stiamo tenendo noi durante tutto l'arco dell'anno, sei più tra virgolette tranquillo che magari arrivi lì pronto e preparato, no? Però come ti dico, è una partita secca e sono 2 giorni, quindi chi giocherà meglio quei 2 giorni lì si porterà a casa questo ambitissimo trofeo, e noi cercheremo di centrare in quei 2 giorni la nostra pallavolo migliore e speriamo di farla. Partiamo prima col primo giorno e poi insomma vediamo cosa succede. Esatto, non corriamo troppo, ma tanto chi corre troppo siamo sempre noi giornalisti che facciamo pronostici, guardiamo in là, io sto già pensando all'ipotetica finale, no? Rivedo già pronta Perugia Trento, questo per dire, perché poi parleremo anche di questa cosa. Tu sei ex al primo anno a Perugia e sembra quasi una beffa, no? Hai già giocato 5 volte contro Trento quest'anno, fra Champions, Supercoppa, campionato e forse vediamo come va a finire questo del Monte Coppa Italia. Che cosa ti dà giocare contro Trento? Ma è stata difficile la prima partita che ho giocato in Supercoppa, no? Comunque non è andata neanche benissimo, quindi è stata strana. Adesso però io sono a Perugia, quindi sono focus, sono concentrato, sono sul pezzo qua con la maglia di Perugia, sono contento di aver fatto questo passo, perché comunque come dici te, non si sa se sono vecchio, se sono giovane, cosa sono, però io penso che sono un giovane vecchio, però insomma questa cosa qua penso che mi faccia crescere molto, perché io è quello che voglio fare, crescere e cercare di vincere il più possibile, e quindi adesso l'avversario non mi interessa, io penso alla mia squadra, penso a fare bene con loro, penso a migliorare me stesso e insomma vediamo dove ci porterà questa cosa. Senti, l'anno scorso è stato un anno abbastanza particolare, bello intenso tutto sommato, c'è stata l'Olimpiade, UNL, Olimpiade Europeo, è iniziato un campionato tutto bello di corsa, però adesso in 1,5-2 mesi si concentra tutto, c'è la Coppa Italia che darà il via proprio a un periodo in cui iniziano i playoff di Champions League, la fine della regular season, i playoff e poi c'è anche un eventuale finale di Champions. Come si vive tutto questo periodo così intenso?
A finale di Champions sei, corri troppo, no? Quello che dici. Vabbè, per me ci sarà, ecco, quantomeno no. Io... ma sarà è un percorso tosto, perché anche tutti i rinvii che ci sono stati per il Covid, insomma, hanno fatto sì che si concentrasse ancora di più le partite, quindi è un periodo tosto, impegnativo, ma lo è per noi, lo è per tutti quanti, quindi insomma c'è solo da star lì con la testa nello scatolone e pensare a giocare a pallavolo, cercando di calibrare bene il lavoro quando si può fare, cercando di non forzare troppo, di non andare in sovraccarico e cercare di spendere il tempo che si ha in modo corretto per riuscire a fare arrivare fino in fondo. Senti, sta cambiando un po' la situazione intorno a noi, si dice, facciamo gli scongiuri, che sta migliorando la situazione Covid, ci dovrebbe essere un ampliamento del pubblico da qui a poche ore, dovrebbe essere annunciato un ritorno, un ampliamento del pubblico per gli appuntamenti che verranno. Com'è stato fino adesso giocare con così poco tifo nei palazzetti e cosa ti aspetti invece per questa finale, magari questa Final Four, un po' più di gente, un po' più di calore? Eh beh, spero, ovviamente spero che si possa tornare in di più al palazzetto, non solo per la pallavolo di per sé, ma insomma perché vuol dire che la situazione mi sta migliorando, no? Con il discorso vaccini si spera che si riesca a raggiungere pian piano, non dico la normalità perché penso che ancora sarà una normalità diversa, però comunque che la situazione diventi migliore per il mondo in generale, poi ovviamente soprattutto per la pallavolo, se gli spalti sono gremiti di persone. Guarda, l'anno scorso abbiamo fatto praticamente tutto l'anno senza pubblico ed è stato per me veramente difficile, perché sono uno di cuore e di passione per questo sport e mi piace avere il tifo dalla mia parte o contro anche, però l'importante è che ci siano persone che hanno il volley a guardarci, no? E a sostenere la propria squadra. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna fino adesso di riuscire comunque a giocare le partite con il pubblico, non so, adesso era il 35% mi sembra, inizialmente era il 60% o 70%, adesso non ricordo. Comunque per me già quello rispetto all'anno scorso era già qualcosa, anche perché qui i tifosi di Perugia sono molto carichi, è molto bello star qua. E ovviamente spero che si possa il prima possibile tornare tutti quanti insieme a godersi una partita di volley in tranquillità e in fiducia. Senti, giocare al palazzetto di Perugia, avere i tifosi sirmaniaci, che lo sappiamo, sono una bella tifoseria agguerrita, no? Nel senso positivo del termine, dalla propria parte è meglio. Sì, molto meglio. No, è molto... Questo è Leon. È molto, molto divertente, molto bello, perché qui sono veramente carichi, c'è un sacco di passione, un sacco di entusiasmo, mi hanno accolto veramente bene e sono contento veramente di poter giocare per loro. Ovviamente adesso spero che, come dicevamo prima, che si possa venire sempre in di più per riempire il Palabarton e farlo esplodere. Senti, ti chiedo una cosa che ho chiesto anche nei giorni scorsi a Francesco Recine. Tu la medaglia d'oro dell'Europeo dove la tieni? Lui ce l'ha attaccato alla ringhiera del letto, praticamente va a dormire tutte le sere se la vede. Io ce l'ho nel cuore. sì, guarda, con la vittoria all'Europeo è stata veramente una liberazione. Era da anni che cercavo di portare l'oro all'Italia. Parecchie volte siamo andati vicino, con delle medaglie d'argento anche importanti magari. Altre volte invece siamo caduti non bene. Però insomma, quello che dico sempre è che io sono sempre lì pronto per per l'Italia, per il mio paese, per la squadra in cui gioco, ma non mollerò mai, quindi sono... resisto e vado avanti, e questa è stata la dimostrazione che resistere, fare le cose con passione, col cuore, con dedizione, e col lavoro porta qualcosa, e sono veramente contento di aver fatto questa cosa, di aver portato l'oro all'Italia dopo 16 anni, che insomma mi sembra abbastanza come tempo, e guarda, ti dico, la porterò sempre con me, però adesso bisogna andare avanti, quindi è un bel ricordo, ma bisogna far sì che quel ricordo diventi una consapevolezza, bisogna andare avanti senza pensarci più, perché ormai è andata, no? Come le sconfitte, come le vittorie, passa tutto, quindi bisogna cercare di far sì che non sia una cosa, una tantum, ma bisogna lavorare, stare umili, pensare alle nostre cose che sono tante e guardare il futuro.
Senti, siccome ho divagato, ti faccio un'ultima domanda. Nei giorni scorsi c'è stato il sorteggio anche di Champions League, il primo turno è ai quarti e a San Pietroburgo, una bella sfida, si entra veramente nel vivo della manifestazione. Sei contento? Sono contento, sì, insomma, qualsiasi squadra le ho viste, tutte le 8 squadre, dai 7 tolta noi, insomma, sono tutte squadre di altissimo livello, sono le migliori 8 d'Europa, quindi insomma, qualsiasi squadra sarebbe stata difficile, lo è, San Pietroburgo c'è dei giocatori fenomenali, c'è dei giocatori con cui ho giocato anche, a cui sono amici, quindi so quanto sono forti, sono una piccola cosa che sono contento perché non sono mai stato a San Pietroburgo, quindi faccio una trasferta nuova, diciamo, però dal lato pallavolistico sicuramente sarà difficile, sarà da giocare bene a pallavolo, come ti dicevo, per tutto quanto un po', è sempre quella la chiave alla fine, però insomma andremo per dire la nostra. Simone, grazie tante e noi ti diamo appuntamento il 5 e anche il 6 marzo, perché no? alla Final Four di Del Monte Coppa Italia sarà sicuramente uno spettacolo, perché le 4 squadre che si sono qualificate ci faranno veramente godere di bella pallavolo, a iniziare dalla tua. Ti ringrazio tantissimo, ti auguro buona serata. Ciao Simone, grazie. Ciao.